Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Paolo Bonolis e Luca Laurenti non riescono ad andare avanti durante la diretta TV. I due non si fermano, è più forte di loro. Ecco che cosa è successo. I due conduttori sono ormai una coppia consolidatissima all'interno del mondo dello spettacolo. Numerose sono le trasmissioni che l'hanno visti protagonisti insieme, sia in Rai che soprattutto in Mediaset. Ma vi ricordate quell'episodio in cui non riuscivano ad andare avanti? Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono una delle coppie più longeve nel mondo televisivo. Nonostante le voci ricorrenti di un loro possibile litigio e separazione a livello professionale, i due appaiono sempre più vicini e solidi. Proprio recentemente sono tornati al timone del game show Avanti un Altro, dove sono insostituibili mattatori da diverse stagioni. Ma non solo il quiz televisivo li ha visti protagonisti in questi anni. Moltissime sono le trasmissioni dove hanno partecipato e che hanno dato prova della loro instancabile ironica. Tra queste c'è stato anche Striscia la Notizia, visto che Antonio Ricci li ha chiamati per stare dietro il bancone dello storico TG satirico di Canale 5. È proprio qui che si sono fatti protagonisti di un episodio esilarante. Bonolis e Laurenti li ricordate a Striscia la Notizia? La gag indimenticabile. Era il 2003 quando Paolo Bonolis e Luca Laurenti si sono seduti dietro il bancone di Striscia la Notizia. Per loro è stata l'ennesima prova di grande professionalità, visto che i due non si erano mai cimentati all'interno della trasmissione come conduttori. Proprio in quella occasione sono stati protagonisti di un episodio che in questi anni è sempre stato ricordato con grande simpatia e ilarità. Ad un certo punto, Bonolis e Laurenti non riuscivano più ad andare avanti con la trasmissione proprio perché erano immersi nelle loro risate. Luca ha tentato più di una volta di portare a termine un discorso che aveva appena iniziato e raccontare qualcosa, ma l'ilarità era troppa e, nonostante Paolo lo incalzasse a proseguire, non è riuscito a finire la narrazione. Un momento davvero epico per il programma che in quegli anni ha vissuto uno dei massimi dello splendore, con ascolti record. Purtroppo i due conduttori mancano dietro il bancone del TG satirico da oltre 20 anni, nonostante il pubblico vuole un loro ritorno e lo chiede a gran voce. Per il momento però Antonio Ricci non ha ancora soddisfatto le richieste dei telespettatori. Ma mai dire mai. In questi oltre 30 anni di televisione, Striscia la Notizia ci ha abituati a numerosi conduttori che si sono seduti dietro il bancone. Ognuno di loro ha dato prova delle sue qualità, mettendosi in mostra. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.